sia stata oggetto di una conferenza stampa. Vuol dire che per noi la Casino di Sanremo è sempre un piacere e un onore riuscire ad ospitare delle mostre d'arte. In questo caso lo facciamo con una rappresentanza importantissima di un artista che è andato a connotare il Novecento sul nostro territorio. Quindi veramente ringrazio tutti gli organizzatori che si sono prodigati nel riuscire a portare queste opere, la curatrice che in questo caso ha curato, ma soprattutto i bellissimi ricordi di chi di questa famiglia ha fatto parte e anche pochi minuti fa mi raccontava tutto questo con grande passione. Questa è la vera ricchezza di questa mostra, oltre naturalmente alla bellezza dei quadri, la possiamo vantare solo noi e per noi è veramente un piacere. Quindi passo la parola all'assessore Cassini per i saluti istituzionali dell'amministrazione e ringrazio tutti. Grazie al consigliere Romeo, io porto i saluti e la viva partecipazione di tutta l'amministrazione comunale, del sindaco in particolare, poi di tutta la giunta e il consiglio comunale rispetto a questo momento, che è un momento essenziale ma nello stesso tempo importante perché nel merito va davvero a evidenziare con il grande lavoro che è stato fatto dalle figlie e dalla nostra Giorgia Cassini, nel modo migliore e più qualificato va a evidenziare un'opera che è davvero molto vasta e abbiamo avuto modo davvero di toccare ancora con mano una volta quanta produzione di Giuseppe Ferrari c'è. La città possiede, perché in effetti questa opera pittorica, ma non solo pittorica, di Giuseppe Ferrari è un'opera insita nella nostra città, cioè Sanremo è profondamente presente dentro tutta l'opera di Giuseppe Ferrari, che sia il tratto di pennello, che sia la penna, che sia il ritratto, però davvero Sanremo è dentro la sua opera. E Giuseppe Ferrari, come ci richiamava in conferenza stampa la nostra Giorgia Cassini, chiamiamolo Giuseppe Ferrari e non come forse più confidenzialmente lo chiamiamo noi, Pippin Ferrari, ha questa dimensione che davvero è cittadina ma nello stesso tempo molto più alta, perché la sua produzione è davvero molto molto qualificata, come si diceva. Però Giuseppe Ferrari, Pippin Ferrari, ha rappresentato nella storia di Sanremo i suoi momenti forse fondamentali, il momento, i decenni prima della Seconda Guerra Mondiale, in cui ha gestito in qualche modo il periodo di maggiore mondanità della nostra città, e poi nell'immediato dopoguerra, quando ha insieme ad altri intellettuali ha ripreso in mano quello che rimaneva del tessuto sociale ed economico della città e ha rilanciato la città stessa sulle basi di una grande coscienza civile. Quindi ecco, davvero un ringraziamento a tutti coloro che hanno voluto e lavorato intorno a questa mostra, perché è una bella testimonianza del nostro corredo artistico, storico e culturale. Quindi grazie a tutti. Buongiorno a tutti, io do il benvenuto a tutti voi da parte mia e della famiglia che è rappresentata qua, ci siamo tutti quanti, io, mia sorella, le nipotine, e quindi siamo tutti molto contenti di questo evento, molto orgogliosi, e ringraziamo il Comune, ringraziamo il Casinò per averci permesso di realizzare questo evento. E insomma abbiamo cercato di condividere con voi quelli che sono i ricordi di un po' tutta una vita della nostra famiglia. Quindi vedrete che nella prima sala, quella la prima che si incontra entrando, oltre a dei dipinti ci sono due vetrinette con parecchi ricordi di nostro padre. Nella vetrinetta che è alla sinistra vedrete che ci sono ricordi più personali, quindi c'è la sua macchina da scrivere, delle foto di famiglia, pennelli, tavolozza, mentre nella vetrinetta sulla destra troverete alcune delle personalità e dei, diciamo, di ricordi di lavoro che gli appartenevano. La scelta dei dipinti della prima sala anche per questo rispecchia il ricordo personale, quindi ci sono un paio di ritratti di famiglia, il ritratto di nostro nonno e il ritratto della sorella di papà,
E poi alcuni luoghi che sono importanti per noi, quindi un paio di vedute di Corso Mumbello, Veniva Roma, che sono ciò che si vede dal suo studio, e poi un suo autoritratto e due viste di due paesini di campagna che, dove noi andavamo da bambine, soprattutto San Romolo, era la metà delle vacanze di tanti di noi sanremaschi. Invece in questa sala si è cercato di rappresentare, di scegliere diverse delle tematiche e delle tecniche che papà utilizzava. Chiaramente la gran parte dei soggetti riguardano Sanremo. Sanremo era il suo grande amore, l'amava come fosse una donna, lo diceva lui stesso. Quindi vedrete che c'è molta passione nel suo trattare il paesaggio della sua città. Ora io passerei la parola a Giorgia, che già nel 2004 si è occupata della mostra di papà e aveva avuto modo di studiare documenti, quadri e di raccogliere la viva testimonianza di nostra mamma, e quindi passo a lei la parola perché ci illustri l'opera di papà. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti così numerosi a questa importantissima inaugurazione. In apertura di discorso permettetemi di rivolgere il mio più sentito ringraziamento all'assessore Daniela Cassini, che è sempre stata molto vicina e presente a quelli che sono gli aspetti di rilievo della cultura artistica sanremese. Un percorso che ha accompagnato le esposizioni di Giuseppe in Ferrari negli ultimi anni, perché appunto, come citava ora la figlia Anna, è iniziato questo percorso insieme all'assessore Cassini nel 2004 con una grande antologica che abbiamo curato nel sale di Palazzo Borea d'Olmo e che quest'oggi, grazie appunto ad Olmo Romeo, si può ripresentare al largo pubblico per la raffinatezza dell'esposizione all'interno del Casinò di Sanremo. Una mostra a cui io tenevo particolarmente essere presente in qualità di critico, e ringrazio per questo la famiglia Ferrari che mi ha voluto che io fossi qui oggi. Per me è un piacere, un legame non solo dal punto di vista affettivo, perché appunto nel 2004 avevo avuto modo di conoscere la signora Antonia, di frequentare quello che era lo studio dell'artista, che peraltro voi come visitatori oggi potete comunque, avete la possibilità di poter visionare, di ritrovarvi quindi immersi in quella che era l'atmosfera dello studio del pittore, che appunto, come vi spiegava Anna, si è voluta ricreare un po' all'inizio del percorso mostra con la tavolozza, con i colori, i pennelli, piuttosto che il camice appunto da artista. E ecco, un dato fondamentale che volevo appunto rammentarvi è che grazie all'assessore Cassini lo scorso anno, proprio su quello che era l'affaccio dello studio del pittore in Corso Mumbello nella parte alta, è stato dedicato un monumento celebrativo all'artista, che altro non è che la sagoma stessa dell'artista disegnata da lui. Vi volevo far vedere, eccola qua. Vedete, perché Pipin Ferrari era anche un vignettista dal tratto veloce e molto acuto nel ritrarre quelli che erano appunto gli effigiati. In questo caso lui stesso da questa sagoma è stato tratto appunto la stele celebrativa. Ecco, questo è un dato molto importante soprattutto nel panorama monumentale celebrativo della nostra Sanremo. Poi oggi qui in mostra abbiamo una cernita molto preziosa di tutti i generi stilistici ed iconografici di Giuseppe Ferrari, perché appunto nel mio giro mostra in apertura, accompagnata sia da Bianca che da Anna, ho avuto modo di cogliere appieno quello che era proprio l'intento di Giuseppe Ferrari, ovvero il mostrare l'amore per la propria città natia, un amore che viene ben illustrato in quelli che sono gli scorci cittadini, un amore che lui infondeva ad esempio più qui in questo quadro che raffigura la cattedrale di San Siro. Vedete che lui ridà quel tono di monumentalità tipico di una pittura prettamente novecentesca. Difatti
la titolazione stessa del catalogo e quindi della mostra, pittore del Novecento, sguardo contemporaneo, perché si è voluto porre l'accento su un artista che ha una scuola accademica alle spalle, perché vi rammento che lui ha studiato a Brera sotto l'egida del maestro Alciati, si è perfezionato all'Albertina a Torino per giungere poi alla Ligustica di Genova. Di fatto questo carattere più classico lo riscontrate ad esempio nel ritratto in apertura di mostra a Paterno, dove vedete proprio quello che è l'impronta più nettamente di fine 800 inizi 900 come gusto pittorico. Ecco, Giuseppe Ferrari nasce nel 1904, ma avendo ricevuto fatto appunto le scuole dell'Accademia, ha questa impostazione molto classica, che poi negli anni, come vedete nei quadri esposti a parete, sviluppa e rende sua con un taglio molto più particolare, perché se osserviamo quelle che sono le vedute ora di Dolciacqua piuttosto che cittadine, lui cambia quella che è la resa luministica oltre che la pennellata. Qui vedete questi scorci di luce che tagliano in diagonale e costruiscono proprio il quadro, dando il volume stesso all'immagine rappresentata. Ulteriormente nella parete a lato vedete proprio che quello che è preponderante è la prospettiva, perché lui era anche un ottimo disegnatore, diplomato in architettura, per cui ogni suo dipinto è costruito saldamente sulla tela. Difatti, cosa soleva dire Giuseppe Ferrari? Che per sapere costruire una testa sulla tela bisogna anche saperla plasmare con la creta, per cui lui studia anche scultura. Questo per farvi intendere l'amore che aveva per l'arte a 360 gradi, il suo impegno nello studiare, far sue tutte le tecniche. Ulteriore esempio di un'altra tecnica con cui lui si risolve come esecutore magistrale è quella dell'acquarello, perché per sapere fare degli acquarelli bisogna avere una mano molto molto ferma, molto decisa, e lui ne era perfettamente cosciente, tanti sono i suoi studi che poi appunto arrivano alla produzione di queste opere che eseguiva quasi di getto in velocità, perché aveva acquisito quella maestria, quella competenza tale che gli permetteva anche di mettere appunto una tecnica particolare, come ho avuto il piacere di conoscere da quello che è stato il racconto diretto con la moglie del pittore appunto nella curatela della precedente mostra. Vedete come la chiesa russa di Sanremo con piccoli tocchi viene comunque fuori tutti i suoi elementi architettonici, quindi nella veduta stessa di insieme. Chiudo con una lettura critica di quello che è il quadro logo della mostra. Vedete riprodotto qui in copertina di catalogo in un particolare, questo è un inedito esposto per la prima volta, è un quadro bellissimo per il sentimento, per la poesia, che lui riesce a infondere con queste pennellate corpose, brevi e veloci, e anche qui ritorna comunque il dettaglio luministico che accompagna in prospettiva l'occhio dell'osservatore verso quello che è il porto di Sanremo, e ritorna l'amata terra natia. Ecco, un amore per Sanremo che caratterizzò l'intera vita dell'artista e che spero che con queste opere voi possiate accogliere appieno come sentimento proprio di amore per una città che tanto gli diede. Lui ricoprì diversi incarichi istituzionali, fu ad esempio capo ufficio stampa del Casinò di Sanremo, dove oggi noi ci troviamo, e si batté appunto, come vi dicevo, per importanti, come posso dirvi, etiche civili, storiche, perché si batté anche contro la costruzione della Torre della Cervera, che voleva appunto per un piano regolatore di essere abbattuta. Per cui ecco, questi quadri che potete vedere oggi, insieme a quelli che potrete vedere andando a visitare appunto lo studio dell'artista, sono delle testimonianze ormai storiche di una Sanremo che va ricordata per i suoi caratteristici Carruggi, ad esempio, come per il bello del vero di natura che così sapientemente Ferrari riesce a ricreare. Quindi una poetica che è pienamente contemporanea, come titola la mostra. Grazie.